eccomi qui a presentarvi questo nuovo progetto. Ho voluto realizzare questa borsa che sta andando tanto adesso in questo periodo. È una borsa che chiamano handbag, borsa a mano. Questa che vedete, che vi sto presentando, l'ho eseguita con fettuccia, adesso la eseguiamo con il cotone Swan Cotone XXL, che vuol dire di 4 mm, diametro 4 mm. E vediamo come si fa. Partiamo a vedere come si fa. Sto lavorando con lo Swan Cotton misura XXL di 3 mm. 4 mm. Posso lavorare con l'uncinetto numero 8. La ditta del filato è la ditta tre sfere. Allora, io ho una mano abbastanza morbida, quindi posso lavorare anche con l'uncinetto numero 7. Allora, metto su 15 catenelle, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 catenelle e una per girare. Quindi 16 catenelle per un totale di 16-17 centimetri, perché poi il cotone tende a cedere, non più di 17 centimetri. Quindi abbiamo detto 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 catenelle. E inizio, una la lascio, inizio dalla seconda catenella e faccio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, 15 catenelle, una per girare e quindi 15 maglie basse. Io lavoro anche l'ultima, una catenella. Adesso possiamo misurare già il primo giro, che è venuto 17 centimetri, che le catenelle tendono sempre a cedere. Allora, una catenella, giro il lavoro e faccio di nuovo 15 maglie basse, una su ogni maglia bassa. 1, 2, 3, 4, 16 maglie basse, 14 e 15. Avevo detto 16, mi sono sbagliata. 15 maglie basse, 16 erano le catenelle. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 maglie basse, una catenella, terzo giro e faccio ancora un giro tutto di maglie basse, tutto un giro di maglie basse. Fino alla fine del giro. Ho fatto ancora un giro, quindi totale 4 giri di maglie basse per avere una base, 2, 3, 4 giri di maglie basse, una base larga 6 centimetri. Mi fermo al quarto giro, visto che è già alta 6, e faccio subito qui nell'angolo una maglia bassa e di nuovo una maglia bassa. Quindi nell'angolo abbiamo 3 maglie basse, poi una maglia bassa, una maglia bassa, questo è il perimetrale, nell'angolo di nuovo 3 maglie basse, 1, 2 e 3. E poi vado avanti con maglie basse. Caso mai vedo che non fa un buco grande
è normale. Invece di 3 maglie basse posso fare 2 maglie basse e una catenella, così non mi si allarga tanto la maglia sotto. Quindi una maglia bassa già c'era, una catenella e una maglia bassa. Sulla riga maglia bassa, maglia bassa e nell'angolo una maglia bassa, una catenella e una maglia bassa. E poi una maglia bassa intorno, quindi devono essere 15, contando dalla prima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 sono nell'angolo. Qui faccio girare questo filo iniziale e 15 sono nell'angolo e quindi faccio una catenella e una maglia bassa di nuovo nell'angolo, poi una maglia bassa, una maglia bassa, una maglia bassa nell'angolo, una maglia bassa, una catenella e una maglia bassa. Quindi avevamo 4 giri, 1, 2, 3 e 4 e l'angolo. Quindi abbiamo 1, 2, 3, 4, 5 perché c'è stato l'aumento. Poi una catenella, una maglia bassa e qui dobbiamo averne di nuovo 15 partendo da questa. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Qui siamo nell'angolo dove siamo partiti. Abbiamo 1, 2, 3, 4, 5. Quindi siamo arrivati al punto di partenza. E inizio. Prima maglia bassa. Metto un marcapunti che mi indica che sto partendo di qua. Il mio nuovo giro, perché noi adesso abbiamo finito 4 giri di maglie alte, di maglie basse e il perimetrale intorno. Misura finita. Abbiamo 21 centimetri per 8 centimetri. A questo punto iniziamo a fare la nostra borsa intorno, senza più aumenti. Quindi una maglia bassa su ogni maglia di base, senza più aumenti. Così la nostra borsa a questo punto inizia a salire. Questa borsa detta borsa a mano, in inglese hand bag. Qui vanno anche i termini in inglese. Quindi io nell'intestazione ho scritto handbag, borsa a mano, che sta andando tanto in questo periodo. Io dico sempre che la moda va e viene. Queste borse qui si usavano anche quando noi eravamo piccoline, che le facevamo con la fettuccia, con la raffia, col cotone grosso, con tutto quello che avevamo. Questo è il cotone macramè. Allora, lavoriamo tutti intorno, arriviamo qui all'inizio e ci fermiamo.
Ho dimenticato di dire, quando arrivo nell'angolo dove ho una maglia bassa, una catenella e una maglia bassa, io vado a lavorare la maglia bassa sulla maglia bassa e nella catenella una maglia bassa qui. Non salto la catenella. E la maglia bassa vicino, perché ne devo avere tre. Una, due e tre. E poi vado avanti. Quindi se io inizio poi a contare di qua, devo trovarmi 15 maglie. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. E qui è l'angolo dove siamo partiti. Quindi faccio la prima maglia bassa qui e metto il marcapunti. Adesso lavorerò sempre intorno intorno portandomi il marcapunti avanti, giro per giro. Perché io lavoro sempre in tondo, non faccio la chiusura. Poi me ne accorgo dai lati, perché qui è orizzontale, così, e qui i lati, la maglia bassa si vede primo, secondo giro, perché questi qua sono fatti così. Qui c'è primo, secondo giro, partendo dal perimetrale. 1, 2, adesso inizio, ho iniziato il terzo giro. Perimetrale è questo. Giro perimetrale, primo giro e secondo giro. E lavoriamo in tondo senza fare la chiusura, perché si viene a creare il cordone se faccio la chiusura. Però devo sapere che qui finisce il mio giro. Quindi porto avanti sempre il marcapunti. Lavoriamo così per 16 centimetri di altezza, 15-16, poi vi regolate voi come vi piace di più. Io qui ho fatto, schiaccio un po', qui ho fatto, basso un pochettino, ho fatto 16 centimetri. Ok. A 16 centimetri di altezza ci vediamo perché senza più aumenti e niente andiamo avanti così per 16 centimetri e poi iniziamo il manico. Allora, sono arrivata all'inizio del giro, totale centimetri partendo qui dal perimetrale. Centimetri 16 e mi fermo. Primo giro si vede, questo qui è il nostro perimetrale. Quindi partendo da qui 16 centimetri di larghezza mi è venuta 27 centimetri. 27 centimetri di larghezza. Allora io qui decido di fermarmi. Ripeto, volendo potete continuare ancora uno o due giri, lì è facoltativo. Allora, noi ci fermiamo a 16. Conto le maglie, io ne ho 43. Punto metà e metà. E mi divido 5 maglie a destra e 5 maglie a sinistra. Più o meno come siamo partiti, abbiamo fatto i 4 giri. Di lato avevamo 5 maglie, quindi io decido di fare un manico di 5 maglie, così lo spessore non mi viene tanto grande, perché ho provato con 5 mi viene meglio. Allora, iniziamo da qui e contiamo le maglie dove abbiamo iniziato il giro. 1, 2, 3, 4 e 5, quindi io devo arrivare qui, partendo da questo punto. Faccio 5 maglie. Allora, una,
Metto il marcapunti. Uno, due, tre, quattro e cinque. Cinque maglie. Sono dimenticate di dire da questo punto a questo punto sono, mi sembra 17, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Quindi 17 di qua, 17 di qua, 5 l'angolo e 5 l'angolo. Le ho suddivise così partendo dalla metà del nostro lavoro. Allora, 5 maglie. Lascio il filo. Vado sulla quinta qui, tolgo il marcapunti, faccio passare il filo da questa parte, perché farò sempre così per farlo venire perfetto in questo modo. La cucitura deve essere perfetta, l'unione, chiamiamola l'unione, poi lo vediamo. Allora, passo il filo di qua davanti all'asola, a catenella, raccolgo il filo e lo passo da questa parte, non tanto lunga la catenella. Vado a riprendere, che se no si allunga troppo. Così passo il filo di qua, raccolgo la catenella, la faccio passare di qua. Una catenella mi conta come primo punto. 1. 2, 3, lavoro così, così vedete meglio. Accolgo le due maglie. 3, 4, 4, prendo un po' di filo e 5 l'ultima. E 5, le due catenelle. Di 5 maglie. Lascio l'asola, passo il filo di qua, appoggio solo un attimo il filo per terra, così, ecco qua, così viene raccolto meglio. Allora passo il filo di qua, vado nella catenella iniziale qui, la raccolgo, però prendo due fili. Questa è la catenella iniziale. Poi, casomai, posso fare 1, 2, 3, 4, 5, così non mi sbaglio dove devo andare. Questa è la prima, seconda, terza, quarta e quinta. Sull'uncinetto ho due asole. Passo il filo di qua, raccolgo la maglia, la catenella, la faccio passare di qua. Catenella e conta 1. 2. Faccio un po' forza perché sono sul piano. Di solito il lavoro si tiene in mano. 2, 3, per vederlo meglio. 3, 4, 4 e 5. Questa l'ultima. 5. Contando poi, se proviamo a vedere sotto la telecamera se si vede ancora meglio. Allora, 5. Lascio l'asola, il filo lo facciamo passare di qua. È importante, ripeto, perché viene, se fate sempre allo stesso modo, viene sempre uguale. 1, 2, 3, 4, 5. Quindi è questa l'asola. Trema un po' la telecamera perché è poggiata sul tavolo, facendo forza, trema un po'. Allora, passo il filo di qua, raccolgo il filo e vado di qua. Adesso mi alzo un po' così. E qui, catenella. E questa conta come prima maglia. La seconda è questa, si va a raccogliere qui. Seconda,
Se lo alzo un po' così, seconda, terza, tre, quattro, cinque. Questa maglia infossata dentro. 5. E 5. Lascio 1, 2, 3, 4, 5. Questa qui. Ok, e andiamo avanti il filo di qua. Importante il filo. E qui. Catenella. E 1. Allora, sono andata un po' avanti, più o meno una misura di centimetri 27. Centimetri 27. Vado 1, 2, 3, 4 sempre sulla catenella, sulla quinta maglia. Raccolgo il filo e chiudo. Lascio il filo un po' lungo che mi serve poi per cucire e taglio. Stringo forte. Allo stesso modo vado a fare dall'altra parte. Allora, prendiamo il filo e iniziamo insieme. Allora, 1, 2, 3, 4 e 5. Avevamo diviso già le nostre maglie. Allora, vado qui nella prima. 1, 2, 3, 4 e 5. Vado nella prima e faccio 5 maglie basse. Sto filo me lo porto un po' dietro. 1, 2, 3. 4 e 5, no, dovevo trovare qua, l'ho sbagliato. Allora, 5, 1, 2, 3, 4 e 5, quindi devo iniziare di qua. 1, prima maglia, 2, 3, 4. E 5. Poi per vedere che non sto sbagliando, mi vado a contare le maglie qui dove ho lavorato. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. E 17 dobbiamo avere anche di qua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Perfetto. Allora, lascio il filo, vado sulla prima catenella, qui sulla prima maglia, faccio passare il filo da questa parte, lo raccolgo e 1, 2, 3, 4. E l'ultima fa 5. 1, 2, 3, 4. E l'ultima 5. Sì, il cotone è proprio rigido. E 5. Non è elastico. Allora, lasciamo il filo. Passo di qua. 1, 2, 3, 4. La catenella questa dove abbiamo iniziato, raccolgo e faccio solo un giro adesso e poi taglio il filo. 2, 3, 4 e 5. È infossata bella dentro.
e 5. Vado da questo lato sulla catenella 1, 2, 3, 4, 5, presa doppia, il filo di qua, corcio un po', filo di qua, tiro, catenella e taglio il filo un po' lungo, così mi vado a fare anche una chiusura. Adesso vi faccio vedere. Allora, e qui abbiamo chiuso. Prendiamo l'ago, un ago bello grosso di ferro, e ci uniamo con questi due fili. Andiamo a cucire. Ho infilato l'ago. Questo me lo porto da questa parte così non mi dà fastidio, lo tengo pronto. Ecco qua. Allora, adesso 5 maglie abbiamo di là, 5 maglie abbiamo qui. Quindi prendiamo una catenella per intero. Questa è metà e questa è metà. Catenella per intero. E cuciamo. Una, due, questa catenella per intero. E due di qua, uno e due per intero. Questa è la seconda, la terza. Se il filo lo prendiamo per intero, l'ago passa. Se invece va in mezzo ai fili, vede, l'ago non passa, quindi mi conviene prendere una alla volta. No, non mi passa. Ecco cuciamo. Una di qua. Stavolta la prendo da sola. E una di qua. Una di qua, l'ultima di qua. Allora, dopo aver cucito e preso tutte e 5 le maglie, adesso io non le ho contate, ma mi sembra che sono, sì, sono state prese tutte e 5. Magari l'ultima la ripeto, questa qui, che è sempre quella dove c'è la catenella iniziale. Allora, questo filo lo faccio passare, lo stringo forte così non. Ok. Allora, questo filo lo faccio passare così, così ho creato un motivo nella chiusura. Poi qui ci potete mettere, non so, un fularino, qualsiasi cosa voi ritenete opportuno. Allora, facciamo passare uno, stringo forte, due, così, e lo vado a nascondere poi dentro. Faccio passare questo qui, l'ho fatto senza l'ago, volendo si può fare con l'ago, e lo vado a nascondere dentro. Che qui possiamo raccogliere, che sono belle larghe le maglie. Comunque, fate passare fino a nasconderlo. Questo è cotone, quindi i fili posso anche non bruciarli, non serve bruciarli, quindi qui non serve proprio bruciarli. Se vedete che sfila, magari ci date due punti con l'ago. Ultima cosa, allora qui abbiamo l'ago. Facciamo ancora qui una volta. Ok, e faccio passare. E così ho creato un motivo. Allora, finito questo qui, vado a nasconderlo. Qui l'ho pizzicato, no? Meno male. Ok,
Andiamo a nasconderlo. Allora, no, non ho detto ancora tutti i passaggi. Allora, finito tutto il manico, nascondiamo tutti i fili. Io le borse le fodero sempre. Qualche tutorial l'ho fatto, lo abbiamo già fatto per vedere come si foderano. Si fa il sacchetto e poi si cuce tutto a mano intorno intorno. Allora, qui si può chiudere o con una calamita, oppure io ho fatto un motivo per crearmi l'asola e l'ho abbottonata. Quindi per fare questo mi divido sempre le maglie, quindi ho lasciato 1 2 3 4 5 da questa parte, 1 2 3 4 5 da questa parte, e mi restano 1 2 3 4 5 e 6. Quindi vado, allora, perché devo andare giusto in centro, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 e 6, e lavoro su 6 maglie. Prendo il filo e faccio 6 maglie basse. La prima catenella, il filo lo porto dietro, questa la conto sempre come maglia 1 2 3 4 5 e 6. Controllo sempre 2 4 6 che sia in centro, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 e 6. Perfetto. Qui quando faccio questo motivo io non faccio la catenella. Giro subito il lavoro senza fare la catenella. Faccio passare il filo davanti e faccio la prima maglia, no, giusto, la prima maglia subito nella prima maglia di base. Uno, secondo giro senza catenella perché resta più bello. 2 3 4 5 e 6. Questa qui è la catenella iniziale, quindi la prendo doppia però, se prendo solo un'asola si fa il buchetto. Allora, giriamo il lavoro senza fare la catenella e faccio subito maglia bassa. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Anche questo è facoltativo, la lunghezza che vogliamo. Giro il lavoro, facciamo l'ultimo giro. 1, telecamera un po' grande. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. A questo punto decido di fermarmi così non viene troppo lunga. Controllo per abbottonare a qui e qui poi metterò un bottone. Bottone facoltativo, lo scegliete un po' come volete. Dorato, che bello. Allora facciamo l'asola. Per fare l'asola faccio 6 catenelle. 1 2 3 4 5 e 6 catenelle. Vado sulla prima maglia e faccio maglia bassa. Chiudo. Bassissima. Poi vado dentro l'asola e faccio maglia bassa. 1 2
voglio fare bassissima, se no viene troppo pesante. Va bene anche così, no, mi fermo, che è già bella l'asola così. Allora, tiro il filo, perché lì la fettuccia era più sottile nell'altra borsa, quindi ho fatto un giro poi di maglia bassissima, ma non è il caso. Tiro il filo, taglio, vado a nascondere e poi cucio il bottone qui. Vedete, l'asola passa benissimo. E metto il bottone qui. Allora, mi sembra di aver detto tutti i passaggi. Se in qualche punto non sono stata chiara, me lo scrivete, io vi rispondo. Questa qui l'ho fatta con un altro filato, questa qui, quindi è venuta qui dove vi ho detto che ho fatto la maglia bassissima, perché il filato era più sottile, però di misura, ho fatto qualche giro in più, ma la misura è sempre la stessa, scarso 28 centimetri, e di altezza 16 centimetri. 16 centimetri, come vedete, cambiando il filato, è ovvio che poi ho messo più punti qui. Mi sembra che avevo 43 punti. No, 43 di qua, qui di più. 22, 22, 44, 5, 5, 10, 44, 54. Comunque, non è il nostro caso. Uso tanto il centimetro quando faccio i lavori, perché in base ai filati che usiamo, però la misura si deve trovare poi uguale, uno, due, un centimetro in più al massimo, se no poi cambia il modello. Allora, come ho detto, mi sembra di aver detto tutto. Se in qualche punto non sono stata chiara, mi scrivete. Potete abbellirla come voi volete, con vari accessori. Anche bello metterci un fularino, perché vedo che vanno in giro proprio con un foulard messo qui dove magari c'è la chiusura. Allora, se vi è piaciuta quest'idea, cliccate mi piace e scrivetevi numerose. Ciao ciao, a presto.